Ciao a tutti, oggi sono qua per parlare di nuovo insieme a voi di timidezza. In particolare vorrei partire da un commento che ho ricevuto e riflettere insieme a voi. Infatti una ragazza mi aveva detto che secondo lei non aveva tanto senso parlare di timidezza in un video su YouTube, perché secondo lei gli YouTubers, dal momento che si mettono in gioco, non sono timidi. E a questo posso ricollegare tanti commenti che ricevo della serie: ma non sei affatto timida, sembri molto sicura di te, non avrei mai detto che sei una persona timida e così via. Innanzitutto, la timidezza per me non è totalmente negativa ed è una cosa che ho approfondito in diversi miei video riguardo alla timidezza. È un aspetto del mio carattere e è un aspetto che mi contraddistingue. Però, come tutte le cose, portato a un certo livello, portato a un certo estremo, può diventare dannosa per una persona. Nel mio caso specifico, la timidezza mi aveva portato a chiudermi tantissimo in me stessa. Non riuscivo a fare amicizia con le persone, non riuscivo a vivere serenamente l'università o il lavoro. Stavo male proprio anche fisicamente e anche quelle volte in cui uscivo magari con qualche amico o con il moroso mi sentivo particolarmente in ansia perché non riuscivo a relazionarmi con gli estranei, banalmente commesso, il cameriere, il barista, insomma tutte le altre persone che appunto non conoscevo. E quindi la mia timidezza non mi permetteva di vivere serenamente la mia vita quotidiana. Ed è da lì che io ho fatto un lavoro, ho cercato piano piano di migliorarmi, e questo non significa di cambiare e stravolgere la persona che sono, perché sono sempre la stessa persona, solo un po' più sicura di me. Penso che nessuno voglia star così male e sentirsi a disagio nel fare anche cose quotidiane e normalissime. Quindi ho incominciato un piccolo cammino personale per affrontare i lati negativi della mia timidezza, percorso che secondo me si vede anche nei miei video qua su YouTube. Nei primi video ero molto rigida, avevo paura di dire le cose in maniera sbagliata, sorridevo un po' forzatamente, insomma, ero molto insicura di me, mentre adesso, come mi vedete, mi sento più libera, più sicura di me stessa. Ed è una cosa assolutamente positiva, non ho dovuto cambiare il mio carattere, non ho dovuto cambiare me stessa. Rimango comunque una persona timida, riservata, ho le mie insicurezze, però un passettino alla volta sto cercando di migliorare, sto vivendo molto più serenamente la vita di tutti i giorni. Posso capire che sia un po' strano immaginare una persona timida che si mette davanti alla videocamera, fa video, si espone sul web, crea dei contenuti che sono potenzialmente visibili da chiunque, però secondo me una cosa non esclude l'altra. Infatti io conosco tantissime persone che fanno video su YouTube che sono timide e se ci pensate non è poi così tanto strano, perché sì, da una parte è vero che ti esponi, ti fai vedere fisicamente, parli, puoi essere giudicata aspramente da tante persone, però allo stesso tempo io sono da sola in camera mia con la videocamera, sono da sola, non sono davanti a un pubblico, io non vedo le persone che guardano il mio video. Se io dovessi fare questa cosa senza la videocamera, ma con un pubblico effettivo con 100-200 persone, giusto per dire delle cifre, io non riuscirei a spiccicare parola. E se ci pensate, la maggior parte delle persone che stanno sul web, quindi sui social, che hanno magari un blog, una pagina Facebook, sono persone che nella vita di tutti i giorni fanno fatica a relazionarsi con gli altri, quindi cercano una scappatoia per inserirsi comunque in un contesto sociale. Sul web è molto più facile creare un'interazione con gli altri rispetto che alla vita di tutti i giorni perché scrivi. Quindi non devi parlare. Può sembrare una cosa banale, ma io ho molta difficoltà a parlare con la gente, soprattutto persone che non conosco, mi impappino sempre e ho veramente il terrore di dire le cose in maniera sbagliata. Mentre se io scrivo un semplice post, posso riguardarmelo più volte, correggere tutti gli errori di grammatica, porlo in un certo modo, insomma, c'è un grande lavoro dietro. Inoltre, non sempre si è esposti fisicamente, non sempre è necessario avere una propria immagine profilo, o nel caso si può mettere una foto banalmente di chiunque. Nessuno sa quanto sei alto, quanto pesi, non ti vede fisicamente. Quindi il web è un rifugio per tutte queste persone che si sentono insicure nella vita di tutti i giorni e soprattutto crea tante occasioni per socializzare.
In tanti mi chiedete sempre: ma tu all'università, a scuola, al lavoro, come facevi a fare amicizia con chi non conoscevi? Perché effettivamente di persona spesso è difficile relazionarsi, trovare qualcosa di cui parlare, attaccare bottone, in particolar modo se si è timidi, mentre sul web si possono trovare tantissimi argomenti, si può trovare gente nei gruppi, ad esempio su Facebook, su Goodreads mi viene in mente, che raccolgono un insieme di persone che hanno la stessa passione, lo stesso hobby, quindi è più facile trovare punti di conversazione perché si parte appunto da una cosa che si ha in comune. Quindi allo stesso modo io mi immagino una persona timida che non riesce a relazionarsi con gli altri o magari ha timore di condividere la propria passione con le persone che conosce perché non si sente totalmente sicura, che cerca rifugio su YouTube per condividere appunto le sue passioni e cercare persone che come lui o lei amano ad esempio leggere, amano i fumetti, amano lo shopping, amano i tutorial, il cucito, il trucco e così via. Io personalmente conosco tante persone che hanno deciso di aprire un canale YouTube o un blog per questo motivo, perché non avevano amici con cui condividere una loro passione e cercavano qualcuno con cui condividerla. È molto difficile conoscere una persona basandosi semplicemente sui suoi video su YouTube, perché quella persona sceglie che cosa mostrarvi, sceglie quando registrare, sceglie come porsi davanti alla videocamera. Quindi non potrete mai conoscerla appieno. Proprio per questo ci saranno tantissime, ma tantissime persone che pur facendo video su YouTube sono timide, introverse, magari asociali, semplicemente insicure di se stesse. Chi può dirlo? Grazie a questa serie di video ho scoperto che tante persone si rivedono in me, ci siamo fatti forza e coraggio assieme, ci siamo sostenuti e mi ha permesso anche di connettermi a tante persone sia simili che diverse a me. Mi ha permesso di ascoltare le storie di tante persone che si rivedevano in me, mi ha permesso di confrontarmi, dare sostegno a persone che si rivedevano nella mia esperienza e mi ha permesso anche di comprendere nuove cose, nuovi aspetti della timidezza, perché le persone sono tutte diverse e vivono diversamente la timidezza e più in generale le emozioni. Quindi ognuno ha una visione molto personale e intima della timidezza e ha un rapporto diverso con essa. Quindi è stato bello ascoltare le vostre storie, confrontarmi con persone diverse. In conclusione, secondo me sì, si può parlare di timidezza su YouTube e anzi è molto importante parlare di timidezza, che sia su YouTube, su un blog, sui social, ovunque. Troppe volte la timidezza viene utilizzata con accezione negativa quando non è un aspetto negativo del carattere di una persona. Portato a certi estremi, come tutti i lati della personalità di qualcuno, può essere negativo e può essere dannoso. L'importante è non pensare di essere sbagliati perché non si è sbagliati, cercare di farsi forza e pensare che non si è soli. Basti pensare a tutte le testimonianze che si possono trovare appunto sul web, che secondo me sono importanti per dare coraggio a quelle persone che si sentono sole, che si sentono chiuse appunto in un guscio e che non riescono a comunicare col mondo esterno o banalmente a vivere in maniera serena la vita di tutti i giorni. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate voi al riguardo, se secondo voi si può parlare di timidezza su YouTube o se non credete tanto alla persona che ve ne parla. Purtroppo ho perso l'ultima clip in cui vi salutavo, quindi spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!